Inter e Atletico 2000 aprono il girone D. I nerazzurri di coach Mandelli, per cui si tratta di un ritorno in Pineda, partono subito forte con il tentativo di squizzato. La risposta di Romani arriva dopo un minuto con Marchitelli, propiziata da una leggerezza difensiva che non sarà l'ultima della giornata. A livello offensivo invece l'Inter sembra già rodata e ancora con squizzato sfiora il vantaggio con un pallonetto salvato sulla linea. È solo questione di tempo per sbloccare il risultato e al 17esimo ci pensa Chester a tramutare in rete un corner dalla destra, inserendosi senza la minima opposizione. Il raddoppio non tarda ad arrivare e lo sigla Nappi al termine di un bel movimento sull'auto di destra, alimentato dal filtrante di Brentan. E se Nappi non riesce a trovare la doppietta personale, l'Atletico con un sussulto sul finire di frazione accorcia le distanze con Corrado. Il buon momento dei biancorossi non si spegne all'intervallo e Poggiani in apertura di ripresa trova il gol del 2-2 per la squadra di Mariotti. Il ritrovato equilibrio dura appena 5 minuti, quando Nappi ribadisce in rete la parabola di squizzato, che si era infranta sulla traversa. L'espulsione dello stesso numero 10 interista per doppio giallo galvanizza i romani, che con Poggiani siglano il 3-3, per poi sciogliersi sul finire di gara, concedendo il nuovo vantaggio nerazzurro con il tap-in di Sangalli e i gol di pregevolissima fattura di Disidoro ed Esposito, che fissano il punteggio finale sul 6-3.